Vabbè raga, tanto peggio di così non può andare, no? Cosci solo mortadella. Oh Malus. Ecco. Non ti credo, Salve a tutti ragazzi e bentornati da Make Show Show. Sono con la mia ragazza Ambra. Ciao. Nonché futura moglie, nonché compagna, nonché... Ma oggi è un video speciale perché è il compleanno di Ambra. Quindi che? Sto diventando vecchia. Fategli gli auguri sotto nei commenti, ma soprattutto passate a trovarla su Instagram. Là, fatemi gli auguri contenta. Su Instagram. Anche perché, ragazzi, questo video viene da lì, perché come è successo nel mio video, quando era il mio compleanno, oggi sarà Ambra a rispondere alle vostre domande che avrò scelto io e tu non ti potrai sottrarre. Però io sarò sincera, non farò l'ignava come te. Perché io sono sempre sincera. Cosa? Perché no? No, io vengo chiamata Ambra Verità. Sì, vabbè, certo. Mike Bugiardone. Quindi fategli tanti auguri, ma soprattutto a quanti mi piace arriviamo? 100.000 mi piace. Sì, vabbè. Allora, per il mio compleanno arriviamo a 30.000 mi piace. Vedrete Mike in mutande. Ma che senti? Nudo. Sì, vabbè. Quindi ragazzi, in che cosa consiste questo video? Ho raccolto un po' delle vostre domande, quelle che insomma erano un po' più così. Le andremo a fare ad Ambra e Ambra dovrà rispondere per forza. Vabbè. Per forza. Adesso si vede tanto che differenza cromatica, ragazzi. Questa luce neanche siete. Però sta luce è ce l'ho sparata in faccia. Per quello sembro così bianco. Però. Cioè, sono bianco, però. No, sei bianco, basta. Già sta suda io, raga. Perché? Ambra, vorresti un figlio da Mike? Un figlio. 10! Certo! Ma che 10? Se sta buona? No, ma... sì, certo, lo vorrei più là quando saremo un po' più. Ma che più là? Che non vede l'ora! Mike non vede l'ora, Mike non vede l'ora! Ah sì, ragazzi, i tempi sono maturi così. Abbiamo già chiamato la cicogna, ragazzi. Mo vediamo. Ha detto che è impegnata. Impegnata. Ha detto che se paghi le spedizioni. Arriva prima. Comunque, ma pure lo chiameremo... Cicogna Prime. Cicogna Prime. Comunque lo chiameremo Nicodemo. Così non sai se chiamarlo Nico o Demo. Vabbè, salutiamo tutti Nicodemo all'ascolto. Ciao Nicodemi. Ragazzi, questa è la domanda scontata, perché la risposta è sì, però gliela faccio lo stesso. Ti fanno ridere le battute di Mike Shosha? No. Ma non è vero. No, lo dobbiamo sfatare sto mito. Io sono pagata per ridere alle battute di Mike Shosha. La verità è questa, lei ride, ride come, però per non darmi una soddisfazione, sai che fa? Di questo è vero, lo dice sempre. Sì, è vero. Lei comincia a ridere e poi gli dico, ah, perché se ride lei? E lei dice questo, mi faccio ridere da sola, per non dire che la sta, guarda, ma se sta a far ridere da sola. Mi fa ridere che dico sta cosa, vedi che mi faccio ridere da sola. Beh, sì, ma che se dice? A me fa ridere la mia reazione alle battute di Mike, perché non fanno ridere, allora io rido da sola. Ridi da sola, certo. Ragazzi, io la faccio scompisciata alle risate. Ma che dici? Mi stai facendo solo problemi di vescica. Che scompisciata. Cosa stai dicendo? Cioè, sta battuta dovrebbe far ridere, no. Le battute mie non dovrebbero far ridere. Ma le mie non c'ho la pretesa di far ridere. Ma sono fuori culo, dai. Cioè, no. Con battute come i suoi abitanti della Germania, i germi. Cioè, ma che c'è sta da ride? È tua questa, Infatti fa ridere. E comunque era... Ma i germi vengono dalla Germania. Beh, allora sì. Vabbè, sì. Allora la battuta bellissima è sua. Usciti da ancora, sì, no, questa la devo raccontare. Tutti gli anni la devo raccontare. Usciti da che era? Dai, manco te lo ricordo. Come si chiama quel film? Usciti da Avatar. Che c'era la frase del comandante che dice: non siete più in Kansas, siete su Pandora. Vedi che già ridi. Già ridi perché quando l'ha detto c'è stato un cringe. Che io sono scompisciato dalle risate. Scusate, la battuta di Ambra è stata: non siete più in Kansas, siete su Bauli. No, perché lui prima aveva detto, l'aveva rivisitata dicendo: non siete più in Kansas, siete sul panettone. Allora, Pandora panettone, non siete più in Kansas, siete su Bauli. No, allora adesso votate nel sondaggio quale fa più ridere. Invece siete su Pandora, siete su panettone o non siete più in Kansas, siete su Bauli. Ma che è possibile? Cioè, dai, ridi. Se ancora perché se la ricorda, sei fatta ridere da sola? Lui se la ricorda così bene. Perché quel giorno si è ammazzato dalle risate. Non riesce a respirare. Perché poi ho fatto quella dei germi in Germania. Quella fa ride. Quando stavamo a Budapest, era tutto buio. Io dissi, oh, ma che stiamo a Budapest o a Buiopest? Oh, questa fa ride. Guarda, si sta. Allora, Ambra si sta a trattenere. Però lo sai quando lo vedi che ride? Che lei sta così e poi muove le froce. E fa così. Guarda. Qual è il regalo più bello che Mike ti abbia mai fatto? Ci stai a pensare? Dai.
È lei, regalo più bello di sempre, è Zoe. E tra l'altro tra qualche giorno compie anche gli anni. A quanto ammontava il livello di cringe quando ha provato a rimorchiarti il primo giorno di scuola? Tanto non era il primo giorno di scuola. Si tagliava con Grissino. Io non ci ho provato con te il secondo giorno di scuola. A, B, chi aveva detto, ragazzi, ma che bugiardo! mi sta a mettere mani addosso. No. Chi vi dice che non è stata lei a provarci con me, visto il manzo, visto il manzo che sono? Ma il manzo di che? Che questo c'aveva i capelli lunghi, l'apparecchio, l'acne, i brufoli, era secco come 9 anni che siamo insieme e tra 2 mesi ci spogliamo. Senti, bello, quando tu ti sei messo con me io ti ho migliorato. Questo è il livello massimo dei cringe. No, il giorno che ci siamo dati il primo bacio, il cringe stava qua su. Beh, perché tu l'hai reso cringe. Ah, io l'ho reso cringe. Sì, mi hai messo davanti a una scelta. Certo. O colì o comì. Certo. Quello mi hai detto. Certo. Con una pistola hai detto. Ma che famo? Vabbè, fatto sta che il video è il mio, dovrei rispondere. Ah sì, io. Allora rispondi a questa. Prima di stare con Mike, con quanti altri ragazzi sei stata? Uno. Una storia importante. Uno. Ah, quindi c'è avuto un'altra storia importante. Una storia importante. Io invece ho avuto solo te. Ma che stai a dire? Che prima le collezionate, poi uscivo con quello, uscivo con quell'altro. Ma quando mai? Devo fare dei nomi, bippate, me va. Non è vero, non è vero. C'ho avuto solo una liaison con Belen, ma sì. Adesso... Ma mi metti le mani addosso? Ma hai visto? Mi ha dato uno schiaffo, Ambra. Con la versione mostro di Belen. Scusate, 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 Var, guardate che schiaffo mi ha dato. Cioè, Ambra, ma abbassa ste mani, oh. Cosa hai pensato la prima volta che hai visto Mike? Pensato, ho detto, mazza, però in classe nostra non c'è capitato nessuno di Caruccio. Dami, ma se era un fregno, ma te lo dico io che ha detto, raga, ha fatto... così a fare. Ma nemmeno so fischiare. Fate un'altra domanda, a che Vai. Livello di cringe è arrivato il video dopo che Ambra ha fischiato? Diciamo, raga, quando ha visto i numeri che faccio su YouTube... Quando ha cominciato a vedere gli iscritti, no? I big money, queste cose qua che si sa. Quando ha visto che sono il 10° youtuber più ricco in Italia, ha cominciato a fare. Sì, peccato che stavamo già insieme da 8 anni. Qual è stato lo scherzo più brutto che ti ha fatto Mike? L'ultimo non mi puoi dire niente perché non hai fatto niente. Cioè io non t'ho fermato prima di... Forse lo scherzo più brutto che però mi ha fatto Mike è quando si è lasciato i baffi. Perché mi ha chiamato, mi ha detto vieni a casa, c'è una sorpresa. Di là, di qua, sono salita, sta sorpresa non c'era. L'unica cosa che mi aveva fatto è che si era lasciato sti baffi all'Antonio... Antonio Sbaneras. Baneras. Beh, non ti ricordi invece lo scherzo della monedina? Porca loca! Sì, ma sempre più tremendo, però quello dei baffi. Quindi i baffi superano la pipì. Prima continua, ma vuoi un bicchiere d'acqua? Ma vattene a fanculo, mo, Federico. Racconta la tua peggiore figuraccia. Dai. Ah, ecco una me ne è venuta in mente. Forse una delle peggiori è... Uscivamo da poco insieme, quindi andiamo in un pub. No, raga, questa è storia dell'arte proprio. Però scendiamo, no? Siamo in questo pub con degli amici. Allora, gli altri amici entrano. Io era poco uscivo con Federico. Lui incontra una persona là, un amico suo, dietro di lui di corsa. Saluto tutti. Tipo, ciao, ciao. Insomma, nemmeno chi erano. Siccome c'era un tappeto di quelli verdi, vabbè, non vedo il gradino. Prendo il gradino al volo. Inciampo sul gradino. Solo che andando di corsa, volo con la testa dritta e sbatta la vetrata del pub. Per la vergogna, appena cado, mi rialzo subito. Faccio finta che non è successo niente. No, ma io non ho niente. Non è successo niente. Ho visto la Madonna, mi sono inchinata. Entro il pub, cioè avevo un ginocchio lesionato, tutto sangue, avevo sbattuto la testa. E dietro a un certo punto vedo Ambra così, che vola tipo Superman così, con la fronte proprio sbatte alla porta del pub così con la fronte. Boom, senti proprio stop. E noi così, Ambra che sbatte, rimane in ginocchio, si rialza, tutto a posto, così che rabbarcolla e entra. Ma siccome ero in velocità, ovviamente mi sono resa conto che stavo per cadere, quindi ho messo proprio le braccia così a tuffo. Invece ultimamente, ragazzi, eravamo andati al supermercato, no? E c'era anche Zoe con noi. Ambra non si è accorta che Zoe gli stava dietro. Quindi, andando indietro con un piede ha toccato Zoe. Zoe ha fatto tipo... Quindi lei si è spaventata, ha fatto una storta col piede, è caduta, si è appoggiata a uno scaffale con tutti
che c'erano tipo tutti i saponi, sì, tutti, sì, tutti i detersivi, no? Si è appoggiata lì, ragazzi, è cascata sopra i detersivi. Sono cascati tutti i detersivi. Io non so, è caduta, si sono girati tutti. Una signora infame, giustamente, no, si è fatta male. Si è fatta male il cane, il casino. Subito, quel detersivo si è aperto. Quel detersivo si è aperto. Oh, aspira. Ma che sta a fare? Aspira. Chiama il direttore, no? Mettiamo a posto i detersivi. Fa. È rimasto un po' di sapone. Ma lì c'è il sapone. Chiama. Ma che sei? Oh, che lavori qua? Ma chiudiamo con l'ultima domanda. Questa è la domanda più difficile. Che ho un po' modificato. Quella che ci ha fatto Bernalu. Preferisci Marchisio? Ah, yeah. Vai. O CM Punk? No, nessuno dei due. Non mi piacciono più. Ma che te piacciono? Ormai sono passati di moda. Dovresti di altre persone. Mamma. In realtà lei diceva: preferisci Marchisio o Immobile? Non mi interessa Immobile. Manco Marchisio. A Federico gli piace Annalisa la cantante. Dice sempre quanto è storca, sì, quanto è buona. Ma quando mai? Ogni volta che ma quando mai? Buona Annalisa. Ma quando mai? Non l'ho mai detto. Non l'ho mai detto, ragazzi. Semplicemente. Saluta a tutti, macchina canta. Saluta a tutti, amore mio. Bye bye. È semplicemente che Ambra sta cercando le scamotage per uscire ma da sta storia. Ma sempre detto, ma quanto è figa Annalisa. Ma quando mai? Mentre passiamo. Io ho detto che un featuring con Annalisa ce lo farei. Ambra sta cercando di uscire dall'impasse che ha con Marchisio. No, cercando no. Un escamotage. Vedi, parlo anche francese. No, io so per... sì. Vabbè, fai parlare pure a me il video. No, mio. No, non mi frega, ragazzi. Allora, io sono sincera. Vai. Ti piace Marchisio? A parte che da quando c'è Cristiano Ronaldo alla Juve, ma che ci famo con Marchisio? Ma come, a te non ti è mai piaciuto Cristiano Infatti Ronaldo? Infatti non mi piace, era per dire che Principino ormai si è perso pure perché in bravura è stato superato. Ah, ciao Claudio. Però insomma. Le domande sono finite, però essendo un compleanno dobbiamo cantare tanti auguri a te. Purtroppo siamo low budget, quindi lo faremo senza la candelina, ma lo faremo con questo. Perché c'è il tortino? Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri ad Ambra, tanti auguri a te. Vai, spingi la candelina. Yeah! 19 mi piace per un prossimo video insieme ad Ambra. Ecco, ancora non mi arriva la fattura di Zoe. Io ringrazio la mia ragazza Ambra per essere stata in mia compagnia. Tanti grazie auguri, a voi per gli auguri. E fatemi gli auguri su Instagram, però, Noi abbiamo riso, abbiamo scherzato, però, ragazzi, c'è solamente una verità in tutto questo. Cioè, e che Ambra gli piace Marchisio. Non è vero! Quindi, io sono praticamente, ragazzi, sono un rimpiazzo, sono una virata. Cioè, proprio pensate. Un saluto a tutti, Anxiosha. Alla prossima, ciao, ragazzi. Ciao! Saluta Zoe. Bye bye. Il pollo ma la bolla, il passero la passerà, ma tutti quanti amano Mike Shosha.